Non è affatto andata giù al Partito Democratico la scelta dell'amministrazione di rimandare la ripresa dei consigli comunali in presenza, così come le motivazioni offerte nei giorni scorsi. Nonostante le continue pressioni del PD e dell'opposizione più in generale, le assemblee continueranno infatti da remoto fino a settembre, a partire dalla seduta fissata per lunedì sera, una delle ultime prima del rompete le righe per le vacanze estive. Niente, con la mascherina non riesco a sorridere, ma effettivamente mi viene un po' da ridere, nel senso che questa maggioranza in Comune di Pavia è una maggioranza composta da partiti che a Roma continuano a premere per aprire tutto, apriamo, togliamo il coprifuoco. E poi quando si arriva a Pavia, il Consiglio Comunale non va bene in presenza perché c'è la sensibilità, la paura e tutto il resto. Mettiamoci d'accordo. A mio avviso siamo nella situazione che si potrebbe aprire. Non si capisce perché non lo fanno. Punto. Ma è un po' preoccupante che la principale istituzione democratica ed elettiva cittadina venga trattata in questo modo. Cioè, c'è stato il bisogno di stare a casa e di utilizzare la modalità, diciamo così, smart working anche per i consigli comunali, va bene, l'abbiamo accettata volentieri perché bisognava contenere i contagi. Oggi stiamo avviandoci ad uscire dalla pandemia, ecco, speriamo. A questo punto bisogna che anche il Consiglio Comunale si adegui, perché i cittadini ci chiedono di voler partecipare, ci chiedono la presenza e chi fa parte del Consiglio Comunale sa benissimo che proporre una questione da casa seduto sul divano o proporla invece in Consiglio Comunale ha tutta un'altra valenza. Quindi, visto che peraltro mi risulta che il parere del tecnico per la sicurezza sia favorevole ad allestire il Consiglio Comunale e la sala del Consiglio Comunale in modo da farli in presenza, ecco, ci manca solo la volontà. E questa volontà da noi, in particolare dal nostro capogruppo Ilaria Cristiani, è stata manifestata in capigruppo 3-4 giorni fa. E anche dagli altri capigruppo, mi risulta, quelli di minoranza, mentre la maggioranza ha votato compattamente affinché questi consigli non si celebrino in presenza. È un po' ridicolo. La democrazia è partecipazione, quindi occorre che ci consentano di partecipare in presenza e di esporre i problemi che i cittadini sentono tutti i giorni.